Belase, buonasera. I classici, le domande, la vita. Rieccoci. Oggi, questa sera, in questi brevi riflessione, vorrei porre alla vostra attenzione la figura dell'Antigone, questo mito, questa tragedia in cui viene ben rappresentata quello che è il conflitto tra il pubblico e il privato. Tutti i giorni noi vediamo alcune leggi che non contrastano con il nostro pubblico e questa figura mitica, tra l'altro colgo l'occasione, se qualcuno volesse vederla, giù alla Tadini c'è proprio una bella raffigurazione del Diotti, che è 4 metri per 3, in cui si vede questa donna che, non rispettando la legge emanata dal re, va, prende il corpo del suo fratello sul campo di battaglia e gli dà degna sepoltura. Ecco qua anche lì, come dire, non rispetta una legge. Questo tema è classico nel senso che da che mondo è mondo c'è sempre stato il conflitto, la discussione tra l'argomento se deve prevalere la ragione di Stato o le ragioni private. Dov'è il confine? Dov'è la giustizia? Questa protagonista poi verrà murrata, condannata e pagherà con la vita questa sua scelta, però ancora oggi potrei semplicemente aprire un quotidiano oggi e vedete già come ancora oggi il contrasto tra il pubblico e il privato c'è e ci sarà sempre. Ma qui è un tema legato ai sentimenti, ai valori, alla persona, cos'è che è importante. Da un lato i sentimenti naturalmente nobili, perché vorrei sempre portare la riflessione a un livello di quello che è l'umanità, che è relazione, è fatta di affetti, è fatta di comunione. È una legge che ti impedisce di dare adeguata sepoltura a tuo fratello. Ecco, questo non si può negare. E la protagonista, Antigone, infrange questa legge. Oggi molti infrangono delle leggi ed è per questo che è importante che ogni legge prenda belase, prenda il tempo necessario perché ci sia la maturazione sociale e civile per digerirla. Allora, e nel rispetto di quelli che sono le varie comunità e tradizioni, vediamo la grandezza di questo personaggio che non è in subordinazione, perché lo stesso re poi si pentirà e sarà una serie di fatti brutti che arriveranno. Ma ecco perché i classici riescono proprio con questi paradossi, con queste tragedie, a porre in evidenza le tematiche fondamentali e eterne dell'uomo. Cioè il porre, come hanno fatto i nostri classici, sotto forma di tragedia queste verità, è come mettere sotto il microscopio un argomento. Viene ingrandito tante volte che ci fa paura e ne vediamo tutti i particolari. Quindi a Belase, andiamo piano, i classici, le domande, la vita. Alla prossima.